Raghi, oggi andremo a caccia di fantasmi. Robby, sei pronta? No, ho paura dei fantasmi. Bene, bene. Questa sarà la prima sfida fino a quando arriveremo ad Halloween. Ho deciso di fare delle varie sfide e la prima sarà questa. Chi prenderà più fantasmi vincerà 1000 Robux. Ovviamente io. Ma non è finita qui, lo sai? Perché ad Halloween voglio fare una sfida con i miei fan. E chi vincerà lì vincerà 1000 Robux, ma sarà tra di voi. Guarda che vestitini carini, oh mio Dio. C'ho pure la pistola, posso risucchiarti il sederino? Guarda. Aspetta. Ok. Bene. Che cosa abbiamo qui? Altri cacciatori di fantasmi? Venite, aiutateci. Benvenuti nella nostra città infestata. Una città interna infestata. E lui si chiama Gabe, che sta combattendo tutti i fantasmi, ovviamente. Devi usare il tuo aspirapolvere per liberare la foresta. Ok, ce la possiamo fare. Ok, questi sono i primi fantasmi. Non so cosa sono già, Ma hanno una parrucca. Dei fantasmi con la parrucca. Ma scusami, fantasmi della foresta. Saranno dei fantasmini con una parrucca di foglie. Ragazzi, mi sa che sei troppo lenta, eh. Ok, ma non hanno stile. Ma scusami, cioè io mi aspettavo, non lo so, dei fantasmi più cattivi, quelli tutta la faccia brutta, i capelli in faccia neri. Ma questi sono, cioè, mi fanno pena più che paura. Non sono così brutti, eh. Ma scusa, allora, io so che se diventassi un fantasma sarei tipo con la corona, molto molto figa, un po' pallida, però un po' brutta. Tu sei letteralmente uguale a un fantasma, sei già bianca, il cappuccio. Ok, ma ci sono altri fantasmi brutti oppure possiamo finirla qui? Devi vendere l'ectoplasma, te lo dico io. Che figo. Ma secondo te lo vendono dell'ectoplasma da mangiare? Perché io voglio provare a mangiare dell'ectoplasma. Magari mi fa diventare un fantasma. Esiste l'ectoplasma nella realtà? Penso proprio che esista. È tipo verde, è luminescente, schifosissimo. Ragazzi, avete mai visto dell'ectoplasma? Si trova, dicono, nelle case infestate dai fantasmi. Di solito stanno o in soffitta oppure in cantina. Io non ho né soffitta né cantina. E se invece è una marmellata che è ammuffita dopo tanti anni? Ma può essere che a qualche fantasma piaccia cucinare e fanno la marmellata di ectoplasma, e cosa ne so. Passiamo alla seconda foresta, perché adesso arrivano i fantasmi un po' più bruttini. Per andarci ho bisogno di un'attrezzatura molto più forte. Guarda qui, posso avere dei nuovi pacchetti, tipo da mettermi sulle spalle. Costano un sacco, ma ovviamente io, cioè, shoppo, che devo fare? Cioè, se non shoppo io, giusto? Sto shoppando la prima scatola di pet, ok? 4500 gemme. Wow. Oh, vediamo che pet troviamo. Mio Dio, lo vedo ora. E un flamingo! Ho trovato Pericottero! Si chiama Pericottero! Oh mio Dio! Anche sto prendendo un pet, te lo faccio vedere. Esatto, intanto c'è comunque altro nello store. Oddio! Possiamo avere di tutto, tutto quello che vogliamo. Cosa spendiamo i nostri soldi, no? Lo starter pack, 400 Robux, vai! Oh, eccolo, l'ho preso! Chissà che cosa mi ha dato, mi dovrebbe aver dato cose molto carine, tipo delle nuove armi. Raghi, c'è l'evento! Oh mio Dio, siamo andati in panico perché non sapevo neanche che cosa... Oh! Ho uno skateboard, ma stiamo scherzando? Io non ci sono potuto andare. No, oddio, è una corsa, oh cacchio. Corri. Mi ha preso alla sprovvista, cosa ne sapevo? Sono l'ultima, non vorrei dirtelo. Sto vedendo schifo. Vai. No, ragazzi, ma che mi state dicendo? Io sono arrivata a 7. Bye.
dire, ma insomma. Anche a me. Oh, mi ha dato due schiaffoni. Cioè, me li. Ancora! Assurdo! Mi picchi ogni volta questa. Ragazzi, yeah! Non so come essere funziona, picchiata da un alberello, però scusami, gira. Non è un albello, è un alberone. Un alberone, ho capito. Comunque lo stiamo sconfiggendo, manca solo il 30%. Dai. Ho visto. È che io non posso correre come gli altri. Quelli lì stanno volando. Perché hanno gli skateboard. Anche io voglio uno skateboard. Blocca nella città. Altrimenti continua a darmi schiaffi questo qui. Ogni volta mi manda via. Tu vorresti essere catturata se fossi un albero che può parlare. Ma io non picchierei nessuno, non darei mai schiaffi alla gente. Ma ti voglio catturare. Ok, cercherei di parlare con loro. Tipo, oh, ragazzi, tutto ok? Dai, 1%. Ok. Abbiamo vinto. Un distintivo. Che figo. E poi ho anche la borsa piena. Quindi chissà quanti punti mi ha dato. Vediamo. Oh mio Dio. Ne ho quasi 70.000. Oddio, vai, compriamo roba. Cosa voglio? Questo che costa 50.000. Oh! Sto arrivando alla città. Finalmente anche io riesco a vedere i mostri. Oh, io sono andata a posso prenderli finalmente. Potrei anche prendere l'overboard. Allora, eccone uno. Ah, ma sono vestiti benissimo questi. Oh, guarda questi fantasmini. Sono a forma di gatto. Che carini. Raghi, altro evento. Ok, stavolta cercherò di arrivare prima di ultima, ok? No, è che loro sono molto più bravi perché conoscono la mappa a memoria. Però sono finita terza. Terza. Oh, sono nel podio. Ho fatto benissimo. Infatti ho preso una borsa. Ok, proviamoci, usiamola. Ho trovato 10.000 gemme. Cosa? È una chiave mitica. Oddio, ti prego, dimmi che la posso usare. Che petto troveremo? Oddio, dai. È tipo quasi il massimo. Ho trovato un drago. Ma che dici? Seria? Oh mio Dio, pet. È più raro di quello che ho shoppato io. Ti rendi conto? Ora che ho pet più forti, devo continuare a prendere i fantasmi. Stavolta andiamo alla discarica. Raghi, abbiamo sbloccato un'altra area. Le fogne. Guarda, questi qui hanno una busta in testa. Che è come giro io per la città la mattina. È vero. Comunque devo trovare 4 fantasmi topo. Anch'io no, aspetta. Sono questi fantasmi topo. Questo è mio. Lasciamolo. Allora, lei sta piangendo perché io ho comprato. Sono velocissima a raccogliere tutti i fantasmi. Però ci mette un quarto d'ora. Raghi, finalmente ce l'ho fatta. Ho tutti i materiali che mi servono per aprire questo cantiere fantasma. Ok, entriamo. Oh, finalmente. Guardate qui, guardate che tipi di fantasmi strani che ci sono. Oh, c'è un fantasma stranissimo. Com'è che si chiama? Robby Polar Bear. Ma scusami, io non sono un fantasma. Facciamo una cosa, faremo un'ultima sfida. Prenderemo l'overboard e poi vedremo chi ha vinto la sfida per i Robux. Raghi, oddio, finalmente siamo riusciti a prendere l'overboard. Vuoi farlo vedere? Vai, Ro. Guardate che figo. Adesso vi faccio vedere il mio. Vabbè, me ne vado. Sono rotta. Tu hai tutto meglio di me. Era nel pacchetto, l'avevo shoppato. Ma prima dobbiamo fare un'ultima sfida. Sei pronta? Dobbiamo usare i nostri overboard per sfidarci e vedere chi vincerà i Robux. Anche perché abbiamo entrambe preso un sacco di fantasmi, ragazzi, ok? Mamma mia. Però, quindi questa significa che è l'ultima sfida. Eccoci qui, io contro Robby. Sei pronta? Sono ancora prima. Devi prendere quelli verdi, giusto. Va bene? Sì, ho capito, però non è tanto facile. L'ho capito, però devi riuscirci, altrimenti è un po', dura. Sto provando. Sto prendendo tutti. Sono quasi morta, mi sono quasi schiantata in un cactus. Ci sono. C'è l'ultimo. Oddio, sono seconda. Ce l'ho fatta. Ho vinto. Sono finita prima. Oh, però prima e seconda, come è giusto che sia. Noi dobbiamo battere tutti. Ok. Quindi ho vinto, ma vediamo che cosa c'è nella scatola. Dai, è l'ultima cosa. Io 6.000 gemme. 6.000 gemme, oddio, io quante? 4.000? Beh, dai. Eppure io sono arrivata prima. La seconda ha preso più soldi. Va bene, raghi, se vi è piaciuto questo video lasciate mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima sfida di Halloween.